Leonardo, fine anno, tempo di bilanci anche per la scienza. È stato un anno, il 2015, di grandi sfide e di grandi risultati. Ce ne sono stati in tutti i settori, dalla genetica alla fisica, dall'astronomia alla medicina. Noi di Leonardo ve le abbiamo raccontate giorno per giorno, ecco una selezione di quelle più interessanti. Silvia Rosa Brusin. È l'anno della rivoluzione genetica 2015, una nuova tecnica per aggiustare o manipolare, secondo i punti di vista, il DNA esplode nei laboratori di tutto il mondo. Si chiama CRISPR, un taglia e cuci del genoma che permette di spostare con precisione e semplicità i frammenti desiderati del DNA e che può riscrivere il destino di chi è condannato da malattie genetiche. Ma i dubbi etici, se usarla sugli embrioni, sono tanti. Finisce l'incubo di Ebola dopo 2 anni esatti dal primo caso. In questi giorni anche la Guinea è dichiarata libera dal contagio. Uno dei tanti vaccini in prova sul campo alla fine si rivela efficace. Troppo tardi però, il virus killer lascia dietro di sé una scia di 11.300 morti almeno e tante polemiche per i ritardi con cui è stata affrontata l'epidemia. E quest'anno il Nobel per la medicina va a scienziati che hanno fatto scoperte per cure contro malattie da parassiti, endemiche soprattutto in Africa, dalla malaria alla filariosi. Il Nobel per la fisica invece premia ricerche sulle particelle più sfuggenti dell'universo, i neutrini, per la scoperta che, anche se sfuggenti, hanno una massa. È l'anno di Einstein, si celebra il centenario della teoria della relatività generale e partono missioni per andare a cercare nell'universo le onde gravitazionali, increspature nello spazio-tempo che la sua teoria prevede. Intanto altri scienziati stanno misurando l'entità e gli effetti di un fenomeno che riguarda il nostro pianeta. El Niño, corrente calda dell'Oceano Pacifico, è scatenato e sta provocando da una parte siccità, dall'altra tempeste e inondazioni. In orbita intorno alla Terra, di cui ha scattato 1000 immagini, l'italiana Samantha Cristoforetti batte il record di permanenza nello spazio per un astronauta europeo e per una donna, 200 giorni in un sol volo. E resteranno nella storia le immagini svelate per la prima volta quest'anno di mondi lontani. Il misterioso Plutone, raggiunto dopo un viaggio di 10 anni dalla sonda New Horizons, è una bizzarra sequenza geologica di pianure d'azoto e montagne ghiacciate. E sempre quest'anno un'altra sonda, Dawn, ci ha mostrato come è fatto il più grande asteroide del Sistema Solare. Cerere a crateri nebbiosi e luminose croste salate, stupefacente. Con un po' di orgoglio, ricordiamo che 2 secoli fa a scoprirlo fu Giuseppe Piazzi, un italiano.